Ok. Va bene. Sì, là lo sentono per forza, no? Volevo sapere se lo sentivano là. Sì. Sì, lo sentono comunque, tranquillo. Accomodatevi, accomodatevi. Tanto piacere a tutti quanti, benvenuti. Grazie. Benvenuti. Datti la mano. Che noi per 12 metri dobbiamo essere al ristorante. A 12 metri dobbiamo essere lì? Sì, per favore, per l'una è meglio. Anche perché, come si suole dire, vi piace la bicicletta. A tutti piace cantare, vero o no? E non finiremmo mai in realtà. Benvenuti a tutti quanti, benvenuti, benvenuti. Ok, ma queste cose con... Noi l'abbiamo messo noi, non è un rispetto. È il nome di Gesù queste cose. Amen, alleluia. Allora, siamo qua perché, come abbiamo detto, avremmo trattato l'argomento sui doni dello Spirito. Quanti sanno che siamo qui per questo? Ok? E quindi, se non frequenterai tutte e tre le sessioni, è un problema. Nel senso che saranno tre argomenti che in sequenza, naturalmente, la parte di stamattina è la parte migliore. Dirò la stessa cosa per quelli che saranno al pomeriggio. No, scherzo. No, tratteremo insomma tre sessioni riguardanti lo stesso argomento, ed è un argomento enorme. Voi potete capire, diciamo, su questo argomento si insegna mesi, mesi interi, no? Un argomento talmente ampio, talmente profondo, talmente ricco che è impossibile in realtà trattarlo in una giornata. E quindi è anche giusto che in un argomento del genere si possa anche fare una sorta di introduzione, che è quella che faremo stamattina. Quindi cercheremo di introdurre l'argomento. Poi oggi pomeriggio parleremo in maniera particolare proprio dei nove doni dello Spirito Santo, dei doni dello Spirito Santo, e poi stasera ne vedremo delle belle, perché faremo attivazione. Sarete attivati. Quindi non c'è scampo. Chi verrà questa sera, se verrà, non potrà stare seduto e non potrà stare fermo. Ve lo dico prima, chi vuole stare seduto e vuole stare fermo, non venga. Lo sono serio su questo, non sto scherzando. Stasera anche le pietre ministreranno. Ok? Non sto dicendo che se noi non ministriamo ministreranno le pietre, sto dicendo che ministrano anche le pietre. Significa che tutti quanti dovranno essere usati dallo Spirito Santo. Ok?
Ok? E se non sarai usato lo Spirito Santo, sarai liberato per essere usato. Quindi non c'è scampo stasera. Oggi cercheremo insomma di coprire. Non saremo perfetti naturalmente in tutto quello che faremo, non saremo completi. Cercheremo di dare il più possibile, più nozioni possibile. Cercheremo di incoraggiare il più possibile. Quindi spero che possiate rimanere realmente per tutta la giornata. Se avete opportunità di sdire gli appuntamenti nel pomeriggio e nella sera, fatelo, perché questo giorno, come abbiamo sentito anche, è un giorno. Sento che è un giorno, sentiamo che sia un giorno particolare, un giorno da spartiacque, un giorno di divisione, in tanti sensi, in tanti sensi. La prima domanda che voglio farvi, l'avevo segnata per farlo prima, in realtà la prima domanda però la voglio fare subito e vorrei fare alcune domande proprio per il nostro cuore, perché è giusto che rispondiamo e che iniziamo con il piede giusto. La domanda precisa che vorrei farvi è: perché sei qui? Ognuno di noi di solito viene agli incontri perché è bello venire agli incontri, perché fa piacere ascoltare qualcuno che predica o qualcuno che canta, perché fa piacere in qualche modo poter incontrare anche i fratelli, incontrare le sorelle, stare insieme e fare comunione. Oppure perché pensa che magari al ristorante indiano si mangia meglio di qualunque altro posto e quindi ne approfittiamo per andare a mangiare lì con lo sconto. Ma la domanda precisa è: perché siamo qui in realtà? Perché sei qui? Io non voglio essere qui semplicemente per predicare o per insegnare. Non sono interessato onestamente né ai vostri complimenti né alle vostre offerte. Il mio desiderio è quello di portare un cambiamento nella vostra vita, nella mia, nella nostra, ed è quello di portare una sana e profonda crisi dentro di noi che porta un cambiamento. Il mio desiderio non è quello di benedirvi, il mio desiderio è quello di cambiarvi attraverso l'opera dello Spirito Santo. Non sono io che cambio, naturalmente nessuno di noi può cambiare qualcun altro, è lo Spirito Santo che cambia, ma siamo qui per ricevere un cambiamento. Siamo qui per migliorare, per essere migliori di quando siamo entrati, per uscire migliori di quanto siamo entrati. È vero o no? Se usciamo uguali perché qualcuno semplicemente ha pregato per noi, ci ha imposto le mani e noi in maniera falsa e ipocrita siamo caduti a terra perché sappiamo che c'è qualcuno dietro che ci prende, stiamo sbagliando, non stiamo centrando l'obiettivo, stiamo peccando. Peccare significa mancare l'obiettivo. Stasera quando pregheremo nessuno ci sarà dietro a tenervi. Bada bene prima di cadere, che sia lo Spirito Santo, che sia veramente lo Spirito Santo. Ma il nostro desiderio è che ognuno qui possa entrare in qualcosa di nuovo, che ognuno di noi possa uscire da questo luogo essendo strumento, non semplicemente qualcuno che riceve. Ce ne sono tanti incontri dove pregano per le persone, per i malati, per i posseduti, eccetera, eccetera. Gloria a Dio. Però quello che desidero con tutto il cuore è che ognuno di noi possa uscire da questi incontri con la consapevolezza di essere uno strumento straordinario nelle mani di Dio per benedire la vita di qualcun altro. Amen. E questo è quello che il motivo per il quale siamo qua. Intrattenimento ce n'è tanto in giro e ne possiamo trovare anche molto meglio di quello che c'è stasera o in questa giornata qui, non c'è dubbio. Qualcuno che predica meglio, qualcuno che canta meglio, qualcuno che prega meglio, qualcuno che gestisce le cose in maniera migliore. Siamo qua semplicemente perché desideriamo che lo Spirito Santo produca un cambiamento profondo nella nostra vita. Grazie per l'entusiasmo, siete meravigliosi. No, non è questione di applausi, è questione proprio di convinzione. Io sono convinto di questo. Se no, molto chiaramente, che ce lo fa fare essere qua? Io lascio la mia famiglia, sono cioè, più di 1.200 km lontano da mia moglie, dai miei figli. E perché?
Per fare una riunione, ce ne sono tante, per prendere un'offerta. Perché siamo qua? Qual è il motivo per il quale siamo qua? Il motivo per il quale siamo qua, per il quale non siamo a caso davanti alla televisione, al caldo, a casa, davanti al nostro camino, è perché in qualche modo noi sentiamo e percepiamo che lo Spirito Santo debba parlare in maniera chiara e diretta alle nostre vite. Se non è per questo, è discoteca, è teatro, è intrattenimento, è qualunque altra cosa, ma non è Dio. Non è che sia sporco o peccaminosa, è tutto, ma non è il proposito di Dio. Il motivo per il quale siamo qua è produrre un cambiamento nella nostra vita. Io voglio che la mia vita sia diversa. Non voglio semplicemente andare per ricevere un tocco a terra, un tocco nella testa, andare a terra e poi dire alleluia, alleluia, lasciatela qua. Vogliamo che Dio cambi la nostra vita. Amen? Alleluia. Quindi perché siamo qui? Perché vogliamo imparare sui doni dello Spirito? Una delle cose fondamentali che io vedo in giro è che noi troppo spesso deleghiamo l'opera dello Spirito Santo a uomini e donne unte di Dio, che noi reputiamo tali. Quindi se io sono malato, ma perché mi devo sforzare a credere, a dichiarare, a stare lì nella parola? Tanto ci sarà tizio che pregherà per me e Dio mi guarirà, forse. Non possiamo più delegare l'opera di Dio nella nostra vita attraverso la vita di altri. C'è un problema spirituale nella mia vita, lo devo affrontare nel nome di Gesù perché io ho l'autorità, perché io ho la rivelazione per fare questo, perché ho tutto quello che mi serve per vivere una vita come Dio vuole. Non delego la mia gioia, la mia libertà, la mia guarigione, la mia liberazione a qualcuno che viene a pregare per me. Aspettare, finalmente c'era l'evento, finalmente potrò ricevere. No, perché? Se la Bibbia dice che noi siamo il tempio dello Spirito Santo, perché devo delegare questo a qualcun altro se Dio ha detto tu sei mio figlio, tu sei il mio tempio? Tu hai autorità, tu puoi farlo, non devi aspettare qualcun altro. Quindi perché vogliamo imparare sui doni dello Spirito? Perché maggiore conoscenza e maggiore rivelazione avremo, maggiore sarà la nostra responsabilità. Dillo alla persona accanto a te, qualcosa cambia da oggi. Diglielo, diglielo, qualcosa cambia da oggi. Sai perché? Sei ancora in tempo ad andare via. Non è un problema. Ma maggiore la rivelazione che noi avremo, maggiore sarà la nostra responsabilità nell'agire quando qualcuno avrà bisogno. Nessuno potrà dire non lo sapevo. Come posso fare? No, vediamo, c'è Daniela, vediamo, c'è Dario, vediamo, aspettiamo l'evento con Corrado, c'è Angelo, qualcun altro. No. Tutti quanti noi siamo responsabili in quel momento di prenderci carico della situazione e agire nel nome di Gesù. Perché? Perché finalmente ho capito che lo Spirito Santo abita dentro di me e che quindi io posso essere uno strumento straordinario nelle mani dello Spirito Santo. Posso vedere Dio operare non solo nella mia vita, ma attraverso la mia vita. Quindi qual è il motivo per il quale siamo qua? Vogliamo imparare. Siamo qui semplicemente per ricevere la manifestazione dello Spirito Santo attraverso la vita di qualcun altro o vogliamo essere uno strumento dello Spirito Santo per manifestare la sua presenza? Buona la seconda, sì. E quindi entriamo, Prima Corinzi, capitolo 13. Scusate, Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 16. Sono domande che l'Apostolo Paolo fa. E che ognuno di noi deve farsi.
Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 16. Se avete degli libri, degli appunti dove prendere, perché sarò veloce a causa della brevità del tempo. Prima Corinzi 3, 16. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Perché Paolo lo chiede ai Corinzi? Perché il loro stile di vita sembrava quasi come se loro avessero dimenticato una verità. Non è che non lo sapevano. Non è che Paolo aveva dimenticato di insegnare su certi argomenti o di dimostrare con la potenza e con la manifestazione dello Spirito questa verità. Ma è chiaramente una domanda retorica. Non sapete voi che siete il tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Rivolgo questa domanda ad ognuno di noi, di voi, di me, di ognuno di noi qui. Non sapete, non sai che sei il tempio di Dio? Sì o no? Sì o no? Quanti sanno di essere il tempio di Dio? La domanda è perché molto spesso viviamo come se non lo sapessimo? Perché viviamo e ci comportiamo come se non fosse vero? Certo, ognuno di noi fa appello alla grazia di Dio, non c'è dubbio che la grazia di Dio è veramente straordinaria. Ma dobbiamo passare da una fase di adolescenza spirituale ad una fase di maturità spirituale. Prima Corinzi, capitolo 6, il versetto 19, un po' più avanti, dice: non sapete che il vostro... Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 19. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete più a voi stessi? È bello dirlo, è bello dichiararlo, ma dovremmo imparare a viverlo nelle nostre scelte quotidiane. Io non appartengo più a me stesso. Io non appartengo più a me stesso. Perché, dice qua il versetto 20, siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito che appartengono a Dio. Tu non appartieni più a te stesso perché? Perché sei stato comprato. La tua vita aveva un prezzo e quel prezzo è stato pagato da Gesù sulla croce. Per qualcuno Gesù aveva un prezzo. E infatti lo ha venduto per 30 denari. Ma per Gesù tu avevi un prezzo, ed era un prezzo inestimabile, che non poteva essere acquistato né con oro né con argento né con tutte le monete di questo mondo, ma c'era bisogno di un sangue puro, senza macchie, senza alcun peccato, del sangue dell'agnello di Dio, sparso per noi, e con quel sangue lui ha comprato le nostre vite. Tu appartieni a lui. E lui può fare con te quello che vuole. Ma non lo farà. Può farlo, ma non lo farà. Lui chiederà sempre il permesso. Cosa che il nemico non fa. Noi apparteniamo a lui e lui può fare di noi quello che vuole, ma non lo farà. Perché? Perché lui passa attraverso la nostra volontà e attraverso la nostra fede. Guardate quanto è grande l'amore del Padre per noi. Con uno schiocco di dita potrebbe cambiare la nostra vita, potrebbe fare qualunque cosa, ma non lo fa perché lui desidera passare attraverso il nostro sì o bloccarsi attraverso il nostro no. E quindi quando parliamo dei doni dello Spirito Santo, dobbiamo capire una cosa: noi siamo la sua casa, noi siamo la sua dimora, noi siamo la sua tenda, noi siamo lo scrigno del suo spirito, noi siamo quel posto, quella cosa, noi siamo i contenitori della sua presenza. Non è straordinario realizzare il fatto che non hai più bisogno di andare da qualche parte per trovare la presenza di Dio? Amen? Non hai bisogno di andare in quel luogo o in quel luogo per trovare
Dio o la sua presenza. Perché? Perché lui ha stabilito la sua presenza dentro di te. E per assurdo, ovunque tu andrai, lui sarà. Una volta era ovunque lui era, tu dovevi andare. Con Gesù è cambiato tutto. Lui ha deciso di abitare dentro di te, ma non una persona, tutti. Ovunque tu sei, lui sarà. E quindi lui ha fatto di te un portatore sano della sua presenza. Smettila di dire, per favore, che c'hai i demoni attaccati qua. Io non riesco a capire ancora, dopo 20 anni, 30 anni di fede, le persone che vanno avanti per ricevere liberazione. Io non lo capisco. Non lo capisco. Non capisco come le persone ancora dopo un anno, per non parlare di 10 anni, per non parlare di 30 anni, ancora vanno avanti per dire prega per me perché sento che il diavolo mi sta perseguitando. Come si fa? E la cosa più incredibile è che ci sono persone che pregano per queste persone. Per dare loro l'illusione di liberarle per poi ritornare al prossimo incontro e farsi avanti un'altra volta. Lo vogliamo vivere questo regno di Dio nella nostra vita, sì o no? Il diavolo è sotto i tuoi piedi. Il diavolo è sotto i tuoi piedi. Il diavolo è sotto i tuoi piedi. Noi non dobbiamo sconfiggere il diavolo. Come possiamo pretendere di sconfiggere qualcuno che è stato già sconfitto? Cristo ha fatto di lui un pubblico spettacolo, trionfando su di lui per mezzo della croce. Noi non combattiamo il diavolo. Entreremo un giorno su questo argomento. Dobbiamo combattere, dobbiamo combattere. Se tu continui a combattere, tu ti stressi per una battaglia che è stata già vinta. Noi dobbiamo resistere nella fede al diavolo ed egli fuggirà. Ma il problema, queste sono le roccaforti di cui parla Paolo, le fortezze. Assolutamente no. Non c'entra la debolezza, quello ha a che fare con il carattere. Non ha a che fare con i demoni. Per fare cosa? Non ci sarà nessun supporto, non è scritto da nessuna parte nella Bibbia. Noi abbiamo bisogno di pregare gli uni per gli altri, sicuramente, per una questione esclusivamente, non è il nostro argomento oggi, ok? Però lasciatemi dire questo. Noi troppo spesso chiediamo preghiera per cose per la quale abbiamo autorità di sbrigarcela da sola, da soli. Siamo così dipendenti, diventati così dipendenti dalla preghiera di qualcuno che non ci rendiamo conto del fatto che colui che è in noi è più grande di colui che è nel mondo. Coloro che sono con noi sono di più di coloro che sono contro di noi. Che nessun'arma fabbricata contro di noi avrà successo, che abbiamo autorità di calpestare serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico e nulla potrà farci del male. Vi chiedo, che tipo di preghiera può fare qualcuno per me? Soltanto se sono scoraggiato? Sì, stai con me, prega per me. Soltanto se sono in un momento di confusione? Sì. Prega per me, stai accanto a me, ma questo non cambia chi sono e non cambia determinate circostanze attorno a noi. La preghiera di qualcuno non cambia la nostra situazione. Noi abbiamo bisogno di cambiare dentro per vedere le cose in maniera definitivamente diversa. Sapete qual è il nostro problema? Il punto di vista. Quando tu vedi una montagna dal basso, sembra enorme. Ma la Bibbia dice che siamo seduti nei luoghi celesti con Cristo e quando vedi dall'alto è tutto piatto. E la montagna perde la sua potenza
dentro di te. Perché lì il problema. Il problema non è il problema, è come tu lo stai vedendo. Perché? Perché ogni cosa è possibile a chi crede. Ma se pensi che quella cosa sia più grande del tuo Dio, allora io ho bisogno di qualcuno che preghi per me affinché io ritorni a vedere le cose in una determinata maniera. Sì, non è questo il problema. Ma il problema nostro a volte nell'ambiente carismatico è che abbiamo dato così importanza al diavolo, ne abbiamo parlato così tanto di liberazione, di liberazione, di liberazione, di liberazione, che abbiamo fatto credere alle persone che hanno bisogno di liberazione. E quello che tu credi è quello che avrai. Se tu credi di aver bisogno di liberazione, tu hai bisogno di liberazione, ma non da un demone, da te stesso. Noi abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente. Perché se no saremo sempre, non sarà mai, non ci sarà mai un progresso, non ci sarà mai un andare avanti, perché saremo sempre tempestati dalle solite problematiche. E quando ce ne usciamo? Quando ce ne usciremo? Vivi il regno di Dio nel nome di Gesù. Vivilo. Vuoi sapere per cosa hai bisogno di preghiera? Leggi le lettere di Paolo e vedi per cosa lui chiedeva preghiera. Quando tu leggi le lettere di Paolo e vedi per cosa lui chiedeva preghiera, ti renderai conto di cosa significa pregare gli uni per gli altri. E allora perché siamo qua? Perché abbiamo bisogno di un cambiamento. Amen. Di camminare nella verità del regno di Dio, di non aspettare qualcuno, ma di dire oggi finalmente capisco e comprendo determinate cose che mi rendono indipendente. Libero. E che posso sperimentare questa verità nella mia quotidianità. Come dico sempre, e lo ripeterò fino all'esaurimento, il vero successo di un ministro è che quando fa un appello nessuno si fa avanti. Questo è il vero successo, perché ognuno ha imparato ad essere liberato, ad essere guarito a casa, e a fare liberazione e a produrre guarigione a casa. Quindi non aspettare un evento, non aspettare un incontro per vedere il soprannaturale. Lo dobbiamo vedere a casa nostra. Amen? Amen. Alleluia. Quindi faccio un'altra domanda. Qual è il tuo dono? Dice, veramente sono qua proprio per scoprirlo. Qual è il tuo dono? O qual è il dono che tu riconosci magari nella vita di Tizio, di Caio? Noi oggi pensiamo, no? E diciamo, quello ha il dono di liberazione. Non esiste nella Bibbia, grazie a Dio, il dono della liberazione. Non esiste il dono della liberazione. Quello è il dono della liberazione. Non esiste il dono della liberazione. È qualcosa che Dio ha donato a tutti noi. Amen? Non è una prerogativa di qualcuno. Quello è il dono della profezia, quello è il dono della guarigione, quello è il dono delle lingue, quello è il dono della fede, quello è il dono. Qual è il tuo dono? Qual è il dono che sei riuscito ad individuare nella vita di qualcuno in maniera particolare? Questo è il motivo per il quale siamo qua. Perché scopriremo in questo giorno che in realtà il problema non è avere i doni, ma è riconoscere di avere il donatore. Fecero una domanda ad un uomo di Dio straordinario che ora non è più con il Signore, si chiamava Yonggi Cho, il pastore di una delle chiese più grandi del mondo, pensate, 850.000 persone, una comunità piccolina, niente di particolare. Quando la domenica facevano le riunioni, 7 culti praticamente al giorno, c'era una città intera che si muoveva, era una cosa
Se vedete i video su YouTube è veramente impressionante. Ed è un uomo che è stato usato molto nei doni, nel soprannaturale, chiaramente, potete immaginare. E gli hanno chiesto: qual è il dono? Qual è il tuo dono? Quale dono pensi di avere tu? E lui rispose con una saggezza straordinaria. Lui disse: io non so onestamente qual è il mio dono, però so una cosa, che il donatore vive dentro di me. E che lui mi dà i doni sulla base del momento, sulla base del bisogno. Quindi per favore, cambiamo anche il nostro linguaggio. Non esistono persone che hanno dei doni particolari. Scopriremo una cosa, che noi siamo persone che sviluppano una certa sensibilità e affinità con alcuni doni, ma che non dobbiamo assolutamente in alcun modo chiuderci agli altri. Perché? Perché è lo Spirito Santo colui che dà i doni. E lo Spirito Santo, come dice in Prima Corinzi, al capitolo 12, andiamo, Prima Corinzi, capitolo 12, versetto 7, dice così: ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Quindi a cosa servono i doni? O la manifestazione dello Spirito, viene chiamata anche in questo modo. I doni dello Spirito sono la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune, quindi il motivo per il quale io posso essere uno strumento nelle mani dello Spirito Santo attraverso i suoi doni è per essere utile a qualcuno, non per mettermi un'etichetta. Non per essere identificato con quel dono, ci arriveremo a questo. Il dono non ti identifica. E il dono non deve identificare nessuno. La nostra identità non è nel dono. La nostra identità è nel donatore. È nella motivazione per il quale i doni vengono dati, che è per l'utilità. Dillo alla persona accanto a te: desidero esserti utile. Desidero esserti utile. I doni servono per l'utilità comune. Attenzione, nel testo greco questa parola ha anche un altro significato ed è bellissimo. La parola utilità, se volete scrivere, può essere tradotta anche con la parola vantaggio, profitto. Ma un'altra cosa bellissima che può significare questa parola è: ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per creare unità. La parola utilità significa anche mettere e portare insieme. I doni servono per unire, non per dividere o per distinguersi. I doni servono per unire, non per dividere o per distinguersi. Io ho questo dono, io ho questo dono. No, tu non hai il dono, tu hai il donatore. Sei un po' più sensibile all'uso di alcuni doni, ma è un errore. Non è un vantaggio, è un errore perché stai precludendo l'uso degli altri doni nella tua vita. Stai limitando lo Spirito Santo ad operare attraverso di te. Ascoltatemi, i doni non servono per noi, servono per gli altri. I doni non servono. Dice: sono malato, ho il dono di guarigione e quindi no. I doni non servono per te, servono per servire gli altri, per benedire la vita di altri, per portare vantaggio, utilità e profitto nella vita di altri, per portare le persone insieme. Posso fare un inciso? Tenete il segno su Prima Corinzi e andate su Giovanni 17 un attimo. Giovanni 17, la preghiera di Gesù.
Non so perché si chiami o l'abbiano chiamata preghiera sacerdotale. È la preghiera di Gesù. Giovanni 17. Ragazzi, dovete scoprirlo voi. Mettiamo in pratica già i doni. Un po' di rivelazione, per favore, dai. Cominciamo da qui. No. Il versetto 21. È Gesù che prega, Giovanni 17, 21 e 22, affinché, dice, io prego affinché tutti siano uno, come tuo Padre sei in me, io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Attenzione, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Quante volte abbiamo usato l'espressione io nel passato l'ho utilizzata tantissime volte, che è un'espressione proprio carismatica. Quando esci da una riunione dove magari ci sono stati guarigioni, liberazioni, battesimi di Spirito Santo, persone che hanno dato la loro vita a Gesù, cose straordinarie, sei uscito di là dicendo abbiamo visto la gloria di Dio. Dai, quanti l'hanno detto? Almeno una volta, dai, alzate queste mani, mamma mia. Quanti l'hanno detto? Almeno una volta, abbiamo visto la gloria di Dio. Beh, voglio dirvi che sulla base di quello che Gesù ha detto, il versetto 22 dice una cosa: la gloria è stata data affinché siamo uno. Se la gloria non serve per unire, è vana gloria. Se la gloria non produce unità, è spettacolo. È distinguersi dagli altri. Noi abbiamo visto la gloria di Dio. E quando utilizziamo questa espressione per distinguerci dagli altri, e quindi per creare non unità, ma divisione, separazione, non è gloria, è vana gloria. La gloria porta unità. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno. La gloria dovrebbe portare unità, inclusione, non esclusione. Inclusione. Quindi l'opera dello Spirito Santo è come un fiume dove ognuno di noi che è dentro dice alle persone sulla riva: vieni e buttati pure tu, tuffati, dai, perché è bellissimo! E invece no, alcuni preferiscono rimanere all'interno delle pozzanghere nelle quali sono. Piccole, grandi, non ha importanza. Ma se non producono unità, non sono frutto della gloria. Prima Corinzi 12, quando parliamo del fatto che voglio parlarvi del sandwich di Dio. Il sandwich, stiamo andando verso l'ora di pranzo, quindi parliamo di mangiare. Parliamo del panino di Dio. Il sandwich è un'espressione chiaramente che viene utilizzata in gergo, ma spero che nessuno si scandalizzi di questo. Se si scandalizza, dovrebbe sentire quello che c'è dopo. E Paolo parla dei doni dello Spirito in Prima Corinzi 12 e in Prima Corinzi 14. Ora, tra il 12 e il 14 c'è il 13. Il 13 parla di cosa? Quanti se lo ricordano? Dell'amore. Tra i doni dello Spirito, in mezzo c'è l'amore. 1 Corinzi 12:31 dice così: ora voi cercate ardentemente i doni maggiori e vi mostrerò una via ancora più alta, una via più eccellente, una via superiore o sublime. Ok? Ci sono altre strade per arrivare ai doni?
Ma ce n'è soltanto una, che è quella per eccellenza, che è quella che ci fa comprendere realmente il modo e il motivo con il quale operare nei doni dello Spirito. I doni devono essere motivati dall'amore di Dio. Perché se non sono motivati dall'amore di Dio, sono motivati dal nostro orgoglio. È l'amore che ci motiva nel pregare per gli altri, nel ministrare agli altri. Altrimenti è solo voglia di mettersi in mostra. Ciò significa che io non lo farò semplicemente quando sono qui. Oh, accendi la telecamera così gli altri lo potranno vedere. No, è quello che facciamo nel segreto quello che fa la differenza, è la giusta attitudine del nostro cuore. E ora leggeremo qualcosa. Se l'amore non è al centro della manifestazione dei doni dello Spirito Santo, allora è uno spettacolo. Che per carità, le persone possono ricevere, possono avere veramente un tocco da parte dello Spirito Santo. Il problema non è per chi riceve, il problema è per chi ministra. Permettetemi di andare un po' più avanti. E chi ministra non è qua. Chi ministra è qua. E lo vedremo stasera. Stasera tutti siamo chiamati a ministrare. Tutti siamo chiamati anche a sbagliare. E se non abbiamo il coraggio di sbagliare in un ambiente dove possiamo perdonarci e comprenderci, non riusciremo mai a sbagliare da fuori. Amen? Amen. Dobbiamo avere il coraggio di sbagliare, anche di prendere qualche cantonata in un ambiente chiamato protetto, dove siamo tutti quanti lì che vogliamo imparare. Dove non sei giudicato, dove non sei condannato, dove non sei marchiato, dove non ti attaccano un'etichetta, dove hai la libertà di essere. Amen? Di essere quello che Dio ha stabilito che tu sia. Quindi è l'amore la cosa fondamentale che ci porta avanti. La vera identità non è ministrare i doni, ma ministrare l'amore attraverso i doni. Cosa stai facendo quando stai pregando per qualcuno? Vieni, hanno pregato per te? Lascia che ci penso io. Finalmente sei arrivata tra le mani giuste. No? Non è amore. È voglia di mettersi in mostra, di dire sono un po' meglio di chi ha pregato. Hanno pregato per te, non è successo niente, ora vedrai cosa succederà quando prego io per te. Magari prego per te, non succede niente e ti dico non hai fede. Oppure c'è qualche maledizione da spezzare prima. Dobbiamo fare qualche sessione di liberazione. No, no, ma noi non vediamo queste cose con Gesù. Noi non vediamo queste cose con Gesù. È scritto nel Vangelo? Ok. Non è scritto? Non mi interessa. Non mi va. Dice, ma fa bene. Non mi va, no, no. Prima o poi ci sarà qualcosa che creerà un intoppo. Se non è l'amore che ci motiva, possiamo fare qualunque cosa. Prima Corinzi 13. Quando anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho amore, non dice non sono niente, dice divento. Io divento, significa che prima non lo ero. Io divento. È un'attitudine, fratelli e sorelle, amici miei, è un'attitudine del cuore. Se io continuo a fare l'opera di Dio senza amore, io divento un bronzo risonante o uno squillante cembalo. Significa che prima non lo ero. Significa che è possibile iniziare bene e continuare male.
Ma è possibile iniziare bene e continuare bene, grazie a Dio. Ecco perché è importante, parliamoci chiaramente, senza peli sulla lingua, diciamoci le cose come stanno, riconosciamo i nostri errori, i nostri limiti, dove abbiamo sbagliato. Perché? Perché questo ci porta a rimanere nella giusta attitudine e a continuare a fare le cose nella maniera giusta, smettendola di avere successo facendo le cose sbagliate. Questo è da ripetere però, eh? Ascoltate la registrazione. Dobbiamo avere la giusta attitudine affinché smettiamo di avere successo facendo le cose in maniera sbagliata. Se anche avessi il dono di profezia e intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare ai monti, ma non ho amore, questo cambia il modo in cui noi diamo valore alle cose o alle persone o a noi stessi. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio corpo ad essere arso, ma non ho amore, tutto questo non mi serve a nulla. Hai visto quante persone c'è un incontro? Hai visto quanti messaggi? Quanti like? Oggi viviamo per i like. Ci svegliamo la mattina e la prima cosa che dobbiamo andare a vedere è se qualcuno ha risposto al post che abbiamo messo su Facebook. O se hanno guardato il mio stato su WhatsApp. Abbiamo dimenticato. Noi veramente ci siamo rincretiniti. La diciamo pulita, sì, rincretiniti, perché abbiamo scambiato i valori reali e veri della nostra vita. Non sono i numeri che fanno la differenza, sarà sempre l'attitudine. Non sono i numeri che fanno la differenza, sarà sempre la motivazione che c'è dietro. E se la motivazione non è giusta e non è corretta nella nostra vita, arriverà sempre un momento in cui ci bloccheremo e dovremo fare i conti con il nostro peggiore nemico, noi stessi. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso e non cerca le cose proprie, non si irrita, non sospetta il male, non si rallegra nell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollero ogni cosa, credo ogni cosa, spero ogni cosa, sopporto ogni cosa, l'amore non viene mai meno. Alleluia. È l'amore che ci motiva nei doni dello Spirito. Qual è il motivo per il quale io devo essere uno strumento per la vita di mia sorella Mara? Affinché poi alla fine lei metta la mano nella tasca e metta più offerta di qualcun altro? Affinché alla fine qualcuno venga, bello come predichi tu, numero uno. No, è l'amore. Ora, parliamoci chiaro, nessuno è perfetto. Qua non esistono esempi perfetti d'amore. Non è nessuno, c'è, cioè, solo Gesù è il nostro esempio perfetto. Ma possiamo imparare, sì o no? Possiamo imparare. Possiamo permettere allo Spirito Santo, prima di tutto, prima di insegnarci a come essere strumenti dei doni dello Spirito, ad essere strumenti d'amore, per portare amore, perché magari arriverà il momento in cui sarai arrabbiato, scoraggiato, come diceva prima Antonella, in una situazione di bisogno e non sarai un grandissimo strumento nei doni dello Spirito con fede, guarigioni, sapienza, profezie e lingue, ma l'unica cosa che potrai dare sarà un abbraccio. E lì sei strumento d'amore dello Spirito Santo. Perché? Non perché vuoi far vedere che tu sei uno strumento, no, ma perché hai realmente a cuore il bisogno e la situazione della persona che ti sta davanti. Come posso esserti utile?
Non ho doni in questo momento, anche se ho il donatore, ma mi sento vuoto. Però l'unica cosa che posso fare per te, magari, è venire a casa tua e lavarti i piatti. È vero o no? Ma l'unica cosa, ti faccio compagnia, guarda, stiamo in silenzio, tutte e due, non diciamo niente, ci prendiamo un caffè e piangiamo insieme. A volte non hai bisogno di qualcuno che viene ad asciugare le tue lacrime, a volte hai bisogno di qualcuno che pianga con te. Amen? Amen. Che stia semplicemente in silenzio, che guardandoti negli occhi ti possa comunicare quel sentimento di dire: capisco quello che stai passando, non ho parole da darti, non ho preghiere da fare, non ho doni da regalarti. L'unica cosa che posso fare è stare al tuo fianco e portare questo peso insieme. E non farti sentire sola. Strumenti di amore. E se poi in quel momento lo Spirito Santo ci parla, ci visita, ci dice: dai, digli questa cosa, oppure semplicemente poni le mani, metti la tua mano sulla spalla, oppure dagli questa parola, semplice, semplice, non cose galattiche. Semplice, nella semplicità, e tu capisci in quel momento che la possibilità di essere uno strumento nelle mani dello Spirito Santo non dipende da quanto sei santo, da quanto sei giusto, buono, bravo, bello, ma dipende dal fatto che semplicemente ti sei messo a sua disposizione per benedire la vita di qualcuno. E qua andiamo alla fine del nostro discorso. Marco capitolo 16, il versetto 20. Marco 16, versetto 20. Ricordate il mandato che Gesù dà ai suoi discepoli? Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chiunque avrà creduto sarà stato battezzato, sarà salvato, chi non avrà creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome. Primo, cacceranno i demoni. Quanti hanno creduto qui nel nome di Gesù? Per favore, alzate la mano. Se hai creduto in Gesù, alza la tua mano, tienila alzata nel nome di Gesù, tienila alzata. Se hai creduto in Gesù, tu puoi cacciare i demoni, non solo dalla vita degli altri, anche dalla tua. Cacceranno i demoni, dice Gesù, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano i Li prende in mano i serpenti. Mentre Gesù ha detto, prima di risorgere, prima di morire, risuscitare, ha detto: io ho dato autorità di calpestare i serpenti. Con la sua resurrezione, l'autorità, non solo li calpestate, li prendete in mano. Non puoi prendere in mano un serpente, perché il serpente si gira e ti morde. Il concetto fondamentale che Gesù sta dicendo è: io vi ho dato autorità anche di andarli a scovare. Vedo delle facce preoccupate. Ci guardo, io sto già bene se non vengo disturbato. Già per me, già da Dio. Il fatto di essere un po'. Sto benino. Ci fa che me lo devo andare a cercare proprio questa, no. No, il concetto è: l'autorità che ti è stata data significa, questo mette te in una posizione dove non potrai più dire: no, è sotto i tuoi piedi, puoi prendere in mano i serpenti. La sorella, come per dire, bello sarebbe. No. È una realtà spirituale, dipende dalla nostra fede. Se tu credi, succede. Se tu non credi, non succede. In qualunque caso e per qualunque cosa tu crederai, in ogni caso hai ragione. Ascoltatela questa. Ascoltatela, questa è merita. Qualunque cosa tu crederai, hai ragione. Perché succederà come crederai.
È arrivata, eh? Arriva un po' in ritardo, è come Loki, arriva dopo 2 minuti arriva. Prenderanno in mano i serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi e questi guariranno. Ok? Cosa succede nel versetto 19? E il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu portato in cielo e si assise alla destra di Dio, come per dire, e ora? E ora tocca a voi. Versetto 20. Ed essi poi se ne andarono e predicarono dappertutto mentre, cosa succede? Il Signore operava con loro e confermava cosa? La parola con i segni che l'accompagnavano. Amen. Cos'è che confermava Dio? Non confermava gli apostoli. Ascoltate perché questa è importante. È importante per voi, per noi e quando voi valutate anche. Quando voi vedete miracoli succedere, cose grandi, è Dio che lo sta facendo. E Dio in quel momento sta confermando non il canale, ma ciò che scorre dal canale. Quando voi vedete Dio operare miracoli, ricordatevi sempre che Dio conferma la sua parola, non conferma le persone. I miracoli non sono l'amen di Dio alla tua santità. Sono l'amen di Dio a quello che stai dicendo. Significa che se Dio si serve di te, non significa che lui approva tutto di te, ma approva quello che stai dicendo in quel momento. Lui conferma la parola, non le persone. È un discorso chiaramente poi da prendere a parte, ma il concetto è questo. Quando noi parliamo dei doni o del soprannaturale, noi la prima cosa che pensiamo è chi sono io? Quanti si sono sentiti almeno una volta indegni? Non sono abbastanza puro, non sono abbastanza santo, non sono abbastanza degno, no? Oppure qualcuno te lo fa pesare, non sei abbastanza puro, non sei abbastanza degno, non sei abbastanza preparato e non sei sottomesso e non frequenti nessuna comunità e non fai la decima e non fai questo e non fai quello. Quindi lo scorre dello Spirito Santo passa o dovrebbe, secondo alcuni, passare attraverso il nostro carattere. Ma è assurdo, perché Paolo scrive ai Corinzi sui doni dello Spirito e la chiesa di Corinto è la chiesa più carnale di quel tempo. È vero o no? Tu c'eri, io pure. Ti ricordi? Spiegato benissimo un altro. I doni dello Spirito vengono manifestati nella chiesa di Corinto. Che la chiesa di tremenda è la chiesa dove non vorrei mai essere, dove non vorrei mai trovarmi, alla quale non vorrei mai appartenere, perché era un manicomio. Disordine, problemi, divisioni soprattutto. Il problema della divisione a Corinto era incredibile, era famosa per le divisioni. Eppure lo Spirito Santo agiva attraverso di loro. Perché? Per favore, afferriamolo questo. I doni dello Spirito Santo non sono la conferma della tua santità o della tua non carnalità, ma sono la testimonianza della tua disponibilità. E la Bibbia è piena di persone usate da Dio, la cui vita faceva acqua da tutti i lati. Ma perché? Perché il desiderio di Dio era quello di raggiungere le persone per amore. Amo così tanto Paolo che per raggiungere lui mi servirò di corrado, anche se la sua vita non è straordinariamente
perfetta in tutti i suoi, in tutti i suoi compartimenti, ma siccome voglio raggiungere Paolo, mi posso servire in questo momento di una persona che sta dando la sua disponibilità in attesa che Paolo finalmente. Mamma mia! E Paolo, e vai! Sai che Paolo prende il volo. Cosa significa questo? Che tutti quanti siamo nati e cresciuti in ambienti dove ci siamo sentiti in colpa o in qualche modo ci hanno fatto sentire in colpa per alcune nostre mancanze. Vero o no? Tu fumi, sei divorziato, non frequenti la comunità. Hai troppi debiti, hai ancora qualche vizietto e quindi sai, mettiti all'ultimo posto, stai lì e impara. I doni dello spirito non sono per le persone perfette, perché non esistono persone perfette. Gesù non ne ha preso uno perfetto. Lo Spirito Santo agisce attraverso la tua vita solo se tu lo vuoi. Dì amen, per favore. Quindi lo Spirito Santo non sceglierà le persone che lui vuole. Lo Spirito Santo usa le persone che si mettono a disposizione. Possiamo dirlo questa mattina? Eccomi, manda me. Eccomi, serviti di me, Signore. Serviti di me. E come dicono sempre, questo non è una scusa per fare quello che si vuole o per rimanere nella situazione in cui si è. Ecco, ho bisogno del dono della pazienza in questo momento, che non esiste, ma lo invento in questo momento, lo inventiamo. Lo Spirito Santo si serve di persone disponibili. Il dono non rappresenta la tua identità, rappresenta la tua disponibilità. Il dono non rappresenta la tua santità, rappresenta la tua disponibilità. Il dono non rappresenta la tua perfezione, rappresenta la tua disponibilità. Ma è possibile che Dio possa servirsi di, ce l'ho con te stamattina, di Paolo? Ma lui c'ha mille problemi, mille situazioni, veramente non è uno che mi sembra affidabilissimo. Sì, può fare un tecnico del suono. No, no. Lo Spirito Santo dice, non è così che io guardo, perché gli altri guardano all'esteriore, io guardo il cuore. Amen. Cosa c'è dentro il cuore di Paolo? Non lo so né io e neanche tu, lo sa lui. E se lui può essere uno strumento straordinario nelle mani dello Spirito Santo, chi siamo noi per dire di no? Perché Dio conferma la sua parola con i segni che l'accompagnano. Significa che non abbiamo più niente da fare nella nostra vita o che siamo arrivati? No, al contrario. Vi dico una cosa, quando lo Spirito Santo comincia a servirsi di voi in maniera straordinaria, è in quel momento dove comincerete a cambiare in maniera straordinaria. Perché? Perché mentre passa tutta quella ricchezza attraverso di voi per benedire la vita di qualcuno, un po' di ricchezza rimane dentro. Il primo ad essere bagnato dall'acqua del fiume dello Spirito. Sei tu come canale prima di arrivare ad altri. E se riusciamo ad afferrare questa cosa con umiltà e con senso di responsabilità, noi possiamo dire questa mattina: io voglio essere uno strumento nelle mani dello Spirito Santo. Dico questo e concludo. Quando capisci certi principi, quando capiamo certi principi, la nostra vita non è più uguale. È capitato qualche volta di essere arrivato a un punto e dire era meglio se certe cose non le sapevo. Vi è mai capitato? Beh, era meglio che certe, era meglio il momento, il tempo dell'ignoranza. Perché? Perché oggi non posso chiudere i miei occhi di fronte a determinate cose. Perché quando tu ti trovi al supermercato e stai per pagare il conto,
E lo Spirito Santo ti dice: parla al cassiere e digli: tuo figlio ritornerà a casa, non preoccuparti. E quel cassiere è alto 1,90 e ha un paio di spalle che non passa attraverso quella porta. E tu dici: se sbaglio, passo a miglior vita, perché me ne arriva una così forte. Però se l'azzecco, io divento un gigante dentro di me, perché acquisto fiducia, franchezza, acquisto coraggio. E quando rilasci quella parola e dici: mi scusi, quanto costa questo qua? Scusi, ma sapevo che qua c'era lo sconto. Senta, le volevo dire una cosa. Io non la conosco. Lei non conosce me. Però sento di dirle questo, che suo figlio ritornerà a casa. Non mi dica... continua, continua, non mi dica niente. E vedi questa persona che comincia a piangere. È la fila che si fa. O quando passi... Quando stai guidando e sei ad un semaforo, stai cantando lì, tu stai chiamando questa generazione, quello che... e ti guarda, fa, abbassa il finestrino e di alla persona che ti sta prendendo per cretino, fa pure rima, digli: Gesù ti ama. O se hai appena scoperto che qualcuno ti ha tamponato la macchina nuova che hai preso e lo stai aspettando lì fuori dopo 2 ore che hai parcheggiato perché lo vuoi incontrare, perché tu sai che hai visto il segnale che coincide, questo facendo manovra, si è messo là e tu lo stai aspettando perché? Perché vuoi farti risarcire, perché vuoi che... È arrivato a un certo punto, questo avanza tutto contento e tu ridi, ridi. Ma questo che cosa si fa? Senta, ma mi ha tamponato la macchina, mi deve fare l'assicurazione. Ma veramente, sai, io... E senti lo Spirito Santo che ti parla e ti dice: come vorresti che ti sia fatto, fai anche tu a lui. E tu lo guardi. E lui aspetta che tu gli parli. E tu dici allo Spirito Santo: non è giusto che tu mi faccia questo proprio ora, proprio in questo Lui aveva un momento. suggerimento. E quello. Quindi. No. Come? Oh, non ho capito, mi scusi. Se ne vada. Ma. Se ne vada. A volte noi non ci rendiamo conto di determinate situazioni. Magari qualcuno si sta facendo male, si è fatto male mentre sta giocando a pallone in una partita dove qualcuno bestemmia, qualcuno tu sai che non gli sei simpatico, qualcuno si fa male veramente e tu sei chiamato lì a pregare. Mi è capitato diverse volte, vi garantisco, è uno spettacolo vedere lo Spirito Santo guarire qualcuno in diretta, mentre poco prima quella persona ha bestemmiato, magari ti ha mandato a quel paese perché hai fatto un gol straordinario di rovesciata alla Ronaldo. Ed è bellissimo vedere lo Spirito Santo operare lì, in quei luoghi e in quelle determinate situazioni dove tu magari... Dio non c'è. Però qual è lo scopo finale? 12:42. Guardate. Aspettate, non ve l'ho andato. L'ultimo. 5 secondi. Licenziati. No. È una parola di conoscenza? O una parola profetica?
Prima Corinzi 14, dai, concludiamo. 14:25. Questo è lo scopo ultimo, finale del dono dello Spirito Santo. Poi ci ritorneremo. Prima Corinzi 14:24-25. Ma se tutti profetizzano ed entra un non credente ed egli è convinto da tutti ed è giudicato da tutti, questa parola giudicato poi la vedremo insieme, in questo modo i segreti del suo cuore vengono palesati e così, gettandosi con la faccia a terra, adorerà Dio dichiarando che Dio è veramente fra di voi. Amen. Questo è quello che vogliamo. Amen. Che le persone possano dire Dio è tra di voi. Amen. Non tu sei straordinario, tu sei... No, Dio è tra di voi. Amen. Se tutti, dice qua, se tutti profetizzano, egli è convinto da tutti, non da uno, non da due, non dai pochi, non da una casta, non dai VIP. Se tutti profetizzano, entra qualcuno ed è convinto da tutti e prostrandosi con la faccia a terra, lui potrà dichiarare: Dio è veramente in mezzo a voi. Amen. Questo è quello che io voglio. Chiunque sia a predicare, chiunque sia a cantare, chiunque sia, non ha importanza, ma che sia Gesù al centro. Amen? Che persone siano attirate da Lui. Alziamoci in piedi, dai. Che persone possono essere attirate a Lui, da Lui, a Lui. Dai la mano alla persona accanto a te, dai. Ecco, bello, vieni qua. Antico di giorni, vieni qua. Alleluia, Spirito Santo, ti ringraziamo con tutto il cuore. Apri i nostri cuori, apri le nostre orecchie, apri i nostri occhi. Ti chiediamo di farci rendere conto di cose che ancora non abbiamo compreso, che ancora non abbiamo capito, che ancora non abbiamo realizzato nella nostra vita. Spirito Santo, siamo qui perché desideriamo che tu ci cambi, che tu ci trasformi. Desideriamo uscire diversi da come siamo entrati, con una sfida in più, con degli obiettivi davanti e con un proposito da vivere. Nel nome di Gesù, noi preghiamo, Spirito Santo, affinché la nostra vita possa avere un cambiamento meraviglioso in questo giorno, e noi ti ringraziamo perché tu lo farai, lo hai detto, lo hai promesso e tu lo fai, e noi lo riceviamo con tutto il cuore nel nome di Gesù. Amen. 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 E amen. Alleluia. E buon pranzo a tutti. Alleluia. Allora, salutiamo i fratelli in diretta, ci vediamo alle 15:30. E per fare fine, piaccia fine, di qua e di là. Grazie.